buongiorno. Ecco nonno Sergio che oggi vi farà la frittata a tre piani con tre colori diversi. E vi farò vedere la tecnica per poter riuscire a fare questo sistema che si fa con i semi freddi, con la panna cotta, si fa con diversi. Avremo il colore verde che comporrà del 90% di spinaci e un 10% di erbe che ho preso nel mio orto e le ho macinate insieme dopo aver cotto gli spinaci, chiaro. E poi le metti via con un goccetto d'olio e le adopri per più cose, per fare risotti, per fare il pane, per fare tortini, per fare diverse cose, insomma. E poi abbiamo il rosso che abbiamo messo un po' di concentrato e un po' di salsa di pomodoro, e il bianco che è l'uovo bianco, e così risulterà di tre colori. Il primo step sarà di sbattere le uova. E poi ci metteremo dentro del latte con della fecola di riso, farina di riso disfatta dentro, e metteremo del formaggio grana e faremo tre terine alternate. Le cuoceremo prima il verde per 3-4 minuti, 5 minuti, appena che fa un po' di crosticina, metteremo il bianco e dopo il rosso. Ok, buona visione. Eccoci qua. Allora, mettiamo 2 cucchiai di farina di riso nel latte. Ho messo circa, qua sono, abbiamo fatto 12 uova, abbiamo già rotte, qua 120-130 grammi di latte, e mettiamo un po' di farina di riso, mettiamo ancora un pochino, 3 cucchiai, ecco qua. Siamo qua, così si matura un po'. Ci mettiamo un po' di sale, il solito sale magico, sbattiamo. Ricordate che la frittata non va mai frullata, al massimo nella planetaria con la frusta. Ecco, ci mettiamo dentro 3 cucchiaiate, 4 di formaggio montaggio vecchio, ecco. Adesso mettiamo il latte con la farina di riso. E cerchiamo di dividere in 3. Ecco fatto. Vedete? Adesso prenderemo nel forno Abbiamo preriscaldato una pentola con 2 manici che possa andare anche in forno, e ci ho messo un po' di burro, poco, e ci metteremo il primo impasto. Ci metteremo, vedete? E in forno. Sarà circa 5 minuti. Intanto voglio farvi anche
che si possono fare dei usa e getta. Magari li mettete un po' di burro e un po' di farina o pane, ecco, in forno anche questi. Adesso qua metteremo il concentrato più concentrato si mette più rosso viene, però non deve venire proprio rosso concentrato, e un po' di salsa di pomodoro che metteremo all'ultimo strato questo. Ecco, adesso ci metteremo la frittata un po' a 200 gradi. Questi qua ci metteremo il giallo. Forno. E adesso manca il rosso. Abbiamo un po' di rosso da mettere sui tortini. Sul forno. Qua ci mettiamo l'ultimo colore. E abbiamo fatto anche i sformatini di porzione, insomma. Ecco, adesso in forno. Piatto sopra così, facciamo la vecchia maniera, che qua non ha il manico. Oh. Ecco fatto. Questa è fatta. Poi vediamo com'è venuta. Ecco fatto.
po' di più bianco, però il rosso si vede un po' meno perché bisogna esaltare il colore bianco di più. Ecco qua, adesso presto saranno anche i tortini pronti, qui piccoli. Eccole qua. Dobbiamo solo ribaltarlo adesso. Ecco fatto. Ecco che bella presentazione, abbiamo fatto, ecco che bella presentazione, abbiamo fatto